abbastanza bene. La Lazio che batte 3-1 all'Olimpico i campioni norvegesi del Rosenborg, campioni che sono scesi dalla Champions League, e il Napoli che invece fa una grande partita, rifila 4 gol ai danesi del Midtjylland 4-1, e poi invece la sconfitta della Fiorentina 2-0, se non mi sbaglio, no, 2-1 scusa, a casa con il Lech Varsavia. È da notare che ci stiamo avvicinando al ranking degli inglesi e non dei tedeschi. E importante l'Europa League, perché? Perché poi gli inglesi nell'Europa League hanno due squadre, gli italiani ce ne hanno tre, e gli inglesi fanno una sconfitta, quella del Tottenham a Bruxelles, a Bruxelles, l'Anderlecht di Bruxelles in Belgio 2-1, e però il Liverpool non va oltre il nuovo Liverpool di Klopp, l'1-1 all'Anfield Road contro il Kazan. Da ricordare il 4-0 rotondo del Villarreal al Madrigal su 2 col Dinamo Minsk, e poi il 5-1 lo Sporting Lisbona sul Kerr, sulla vittoria fuori casa di un classico Partizan Belgrado, Athletic Club Bilbao, e poi insomma il Basilea che batte la Fiorentina a Firenze ma perde a casa con il Belenenses, squadra portoghese, e il Dortmund continua invece la sua galoppata perché vince 3-1 a casa del Gapala. Questi erano un po' i risultati più... Fenerbahce 1, Ajax 0, ecco, Braga 3, Marsiglia 2, insomma, va bene. Caro Moro, io ti faccio subito la domanda e poi passiamo al primo, poi ci dici i risultati. Dobbiamo anche dire le partite, però ritornando a quello che è accaduto, che cosa è accaduto secondo te alla Roma, all'Everkusen in quei fatidici momenti? È partita malissimo la squadra, come col Bade Borisov, no? Infatti cominciavo già a pensare, poracci tifosi che l'hanno seguita in Bielorussia e anche in Germania, perché stesso risultato sembra che si stava delineando. Partita male, poco concentrata. Comunque Leverkusen è una squadra che può mettere in difficoltà, ricordiamo il 3-0 secco alla Lazio. Poi ci siamo ripresi, anche se abbiamo come sempre regalato il primo tempo, ci siamo ripresi bene, abbiamo riuscito addirittura a portarci su 4-2, come dicevi te, e lì dici è stato un miracolo calcistico per la Roma che conosciamo in questi ultimi momenti. E dici su 4-2 il gol di Iago Falk, ecco il gol della sicurezza. Poi prendi il 4-3 e dici ok, comunque c'è tempo per recuperare, dovrai stringere un po' i denti, però insomma riesci a portarla a casa. E invece centri la palla, il tempo di perderla, entrano in porta e ti fanno subito il gol del 4 pari. E lì ti fa capire, sai, non lo so, perché me la prendo, non dico che me la prendo, però non capisco a volte le scelte di Garcia, perché tu se c'hai Dzeko anche non al 100% comunque dovresti farlo giocare, e lo metti solamente all'83esimo quando non serve più a niente. Invece se tu perdi 2-0 a fine primo tempo potresti fare un cambio, cercando magari di metterlo in quel momento, di mettere Dzeko su me dopo il 2-0 al 45esimo. Poi recuperi 4-2, ecco che non ti serve più, ti serve più partire sulle ripartenze, quindi metti magari Turbe. Invece non lo metti all'ultimo, tra l'altro a cavallo fra il 4-3 e il 4-4. Questo non ho capito. Penso che anche un discorso alla fine di mentalità. Secondo me è un allenatore che carica poco la squadra. Carica poco la squadra? Sì, secondo me è quella la cosa. Perché comunque abbiamo problemi in difesa, che comunque non va alla grande. Rudiger è fuori forma. Ma senti un po', ma forse non era meglio tenersi Young Ambigua? Era molto meglio tenersi Young Ambigua a sto punto, perché ti ha dimostrato anche l'anno scorso che in Champions comunque se la cavava, anche se non era stato scelto per essere impiegato come titolare di Champions. E poi il discorso difensore, il discorso Rudiger è un po' un caso a parte, perché Rudiger sta fuori forma e comunque gioca, quindi mi fa pensare che Castagne sta ancora peggio. Certo, bravo. Sta messo con la flebo. Anche mi fa pensare che Jonberg, che è l'altro difensore che abbiamo, sta in barella. Perché sto Jonberg è l'altro difensore che abbiamo, che ha preso Sabatini, Jonberg. Questo qui sta peggio di uno operato di tumore al cervello. Non proprio tumore, ma insomma operato al cervello. Quindi
perché prendiamo questi giocatori che alla fine non servono a niente? Non era davvero meglio tenersi Yang Gambiwa? Tra l'altro, gol nel derby, i tifosi gli volevano tanto bene. Certo. L'hai visto giocare nel campionato italiano e sapevi che funzionava. E questo Rudiger, secondo me, non dico che se ne andrà a gennaio, però almeno un rinforzino, qualcosa. Se parla di Mathieu de Barcellona, così dicono. Prendiamo un altro. Sì, significa che qualcuno ha paura. Ecco, magari questo è un racconto per Pjanic. Ci dovrebbe essere questo Moro, ragazzi. Io lo sai che questa cosa non ci avevo pensato. Potrebbe essere di... perché poi lui è un centrale di difesa che gioca anche terzino sinistro. Sì, esatto. Due ruoli importanti per la Roma. Ecco, ecco, per esempio, io volevo chiederti che cosa ne pensi invece della prestazione di Digne, perché Digne è stato fino adesso elogiato. Sì. Perché, però possiamo dire che fino adesso Digne ha incontrato squadrette, dici? No, ha incontrato, diciamo, situazioni che insomma sono riconducibili al campione italiano e quindi con tutti i limiti del campione italiano. Quando si va in Europa, sì, si vede che la situazione cambia. Comunque Digne è giovane, molto sì, giovane, uno che per può carità, crescere molto. Per carità, cioè, per, sì, carità, per, carità, per carità. Poi bisognerebbe pure capire perché Digne gioca e gli altri giocatori non giocano. Ecco, vero. Forse perché questo è stato scelto dall'allenatore e gli altri sono scelti dal direttore sportivo. L'hai detto, te l'hai detto. Eliminarne uno dei due per cercare di andare, ecco, in sintonia. Ecco. Io so, è un anno che dico questa cosa. Poi dopo quelli della Tanna sarabbiano pure, dico queste cose. Però sì, beh, no, qui pure lo mi trovi d'accordo. C'è Antonio Olivieri su questo tema. Anche perché è sempre molto terzino sinistro. Il discorso è che Digne, sì, comunque gioca bene, ha ampi margini di crescita, però mostra quei 20 anni che c'ha, 21, e servirebbe un altro giocatore come per il turnover, perlomeno magari dico un Maicon dalla parte a sinistra, uno che comunque ci mette più esperienza, che lo può anche aiutare nella crescita e comunque da respiro, perché Torosilis a sinistra, non me ne voglia Torosilis, però non è una scelta buona, una scelta degna, specie per una Champions. Esattamente, va bene. Allora io tanto saluterei Federico il Pampa Sozio. Buonasera Maxi, oh, buonasera, ho sentito tutti i vostri discorsi, oh, insomma. C'è il Pampa, c'è il, al Pampa chiedo, ovviamente prima di entrare poi faremo una discussione sull'Inter che non sa più vincere, e, però volevo chiederti un'altra cosa, non sull'Inter che non sa vincere, che cosa hai visto in questi giorni di, questi tre giorni di... di, come si dice, di Europa, qual è la cosa che ti ha impressionato di più tra Champions League e Europa League? Ma sicuramente riguarda il Napoli. Napoli mi ha impressionato tantissimo, tra l'altro un 4-1, continua la pokerata di questo Napoli e continuano a vincere in maniera anche molto veemente. Ogni volta un poker oppure un 5-0, insomma, dei risultati veramente pesanti. Secondo me è un Napoli che potrebbe ambire a moltissimo e quindi ma, mi ha sorpreso anche questa vittoria, tanto era scontata nel campo del Midtjylland, però comunque un 4-1 pesante. Invece mi ha sorpreso ancora questa, per esempio lo 0-0 della Juventus, ma il Gladbach si è chiuso, quindi una squadra che è andata a Torino chiudendosi e strappando uno 0-0 che non sa di nulla, e nemmeno alla Juve comunque dà molta importanza questo pareggio, mentre per il resto la Roma conferma che purtroppo non è in Europa, non convince, adesso sicuramente dovrà vedersela contro il Bayer Leverkusen in casa, che comunque non è una brutta squadra, ma vabbè, comunque non è nemmeno una squadra secondo me che può andare lì a dare dei problemi alla Roma, secondo me. Però comunque la Roma poi dovrà giocarsela su campi importanti, vedi come quello del Barcellona, quindi vedremo. Vabbè, poi è una partita che è segnata ormai, non ne sarei molto convinto sinceramente. La Roma deve sperare, pregare il Dio, se esiste un Dio, se la Roma crede nel Dio o comunque un altro Dio, facesse protestante, non lo so, qualcosa ortodosso, visto che, esatto, visto che del Massa hanno, però James Pallotta aiuta l'americano, quindi sarà cattolico.
No, che il Barça le vince tutte. Sì, sì. Il Barça le deve vincere tutte. Anche quando sarà già qualificata e magari farà poi turnover. No, assolutamente. L'importante è che il Barça vinca con la Roma. Certo, no, no, quello è sicuro. Io penso che sarà uno fisso. Quindi la Roma deve puntare in casa contro il Bayer Leverkusen sicuramente. E poi contro il Bade Borisov. Sì. Queste sono le due partite fondamentali. La Juventus invece, vabbè, ha più, sicuramente più chance di portare avanti questa Champions League. E sono convinto che comunque la Roma rimanga in ambito europeo. Se non dovesse raggiungere la qualificazione, secondo me andrebbe in Europa League. Anche se comincio a sentire tanti tifosi della Roma che dicono no, perché io preferisco che la Roma vada fuori da tutto proprio per puntare magari a uno scudetto. E Moro, sicuramente me lo confermo. Noi da retta a questi, sì, sì, però... Andare in Champions e passare i turni significa avere soldi per fare campagne acquisti, esatto, e rinforzarsi sempre di più. Quindi penso che da un parere obiettivo io andrei avanti in Europa League, anche perché poi comincia a essere anche un pochino più interessante dopo la fase a gironi. La Fiorentina, altra impressione, perché la Fiorentina invece non sa vincere in Europa, non dimostra tutta la sicurezza che dà in campionato, e quindi altra brutta, pessima sconfitta in casa contro l'Lech Poznan, e secondo me è una sconfitta pesantissima perché sono ultimi in classifica, quota 2 punti, e quindi vedremo a questo punto se la Fiorentina abbandoni proprio l'idea Europa, magari proprio per puntare al campionato, perché adesso poi comunque la Fiorentina, questo squillo c'è stato col Napoli, una brutta sconfitta. Cioè, comunque allora non ha giocato malissimo. Anzi, non ha giocato bene. Esatto, non ha demeritato, però comunque una sconfitta che magari ridimensiona leggermente un po' quello che è l'ambito fiorentino viola, perché appunto una sconfitta che si è rivista in Europa. Quindi vedremo anche la Fiorentina come reagirà. Bene, bene, il Papa ci ha fatto una buona disamina. Per chiudere, Moro, invece, che risultati ci sono adesso? Aspetta, le dico subito. Allora, abbiamo finale già in Ligue 1 di Caen contro Nantes. Mm-hmm. Vince il Nantes fuori casa per 2-0. Mm-hmm. Lione 1, Tolosa 0, questa è live. Mm-hmm. Poi Bundesliga, Hoffenheim-Hamburgo 0-0, al 66esimo. Sì. L'Olanda non ci interessa, fanno solo tulipani. Per favore. E la Liga c'è Rayo Vallecano 1 e Spagnol 0. Spagnol che gioca in 10. Ecco fatto, questa merita veramente. Questa è da seguire, insomma. Questa veramente merita proprio. Speriamo che finisca qui, insomma, ecco, siamo una cosa pampisca. Esatto, diamo pure i risultati della Serie B, dai. Vai. Pescara ha vinto 1-0 contro Provercelli, mentre stasera c'è in corso adesso la partita del Novara, vince sul campo del Vicenza 1-0. Bene, allora prima di passare al primo collegamento vi diciamo quello che accadrà questo fine settimana, perché se lasciamo perdere la Francia, perché proprio ormai campionato, addirittura vi do una notizia che il ministro Manuel Valls, che è primo ministro francese socialista, è figlio di origine il nonno, il padre, adesso non ricordo perfettamente, che i genitori erano scappati dalla Catalogna durante la fine della guerra civile, quindi è di netta origine catalana, cognome Valls. Dice tutto, ha fatto questa proposta bomba. Io ho detto, se la Catalogna sarà indipendente e gli spagnoli non vogliono offrire al Barça di partecipare al loro campionato, perché non vengano in Francia? Bello. Vabbè, tanti carri armati arriveranno a fermare l'indipendenza catalana con gli spagnoli, e quindi questo problema non si pone. Vabbè, comunque era più che altro non fare polemica, ma una battuta. La Francia non ci interessa, se ci andrà il Barça poi ci interesserà. In Germania... Domani vi attendo un Bayern Monaco-Colonia, dove il Bayern Monaco ne verificherà i soliti 6 gol, e poi non c'è nulla di interessante. Magari i tifosi da Roma danno un'occhiata alle Leverkusen e Stoccarda, ma ora che si addormentano. E invece andiamo nei campionati che ci interessano più da vicino. Premier League, ore 16, Aston Villa Swansea, Leicester City Crystal Palace, la squadra di Ranieri, che secondo me sulla panchina di Roma oggi aveva 10 punti di vantaggio sulla seconda e stava a ridosso del Barça al gruppo. Norwich West Bromwich Albion, Stock City Watford, West Ham United Chelsea, Arsenal Everton 18:30. Arsenal Everton è una partita un po' più interessante, però attenzione a West Ham Chelsea, è un derby, il West Ham sta andando bene, il Chelsea male, quindi da vedere. Vi consiglio ore 16 West Ham United Chelsea. In Italia alle 15 Empoli Genova, lo so,
mettete tutti i televisori, cominciate con Empoli, Genova e poi passate a, Chelsea, a West Ham Chelsea. Alle 18 c'è Carpi-Bologna, un derby emiliano, e Bologna deve fare punti, ragazzi. Carpi pure, forse. Tra l'altro un destro che non è in forma, mamma, dovrebbe partire Mancosu, sì, dal primo minuto. Vorrei, sì, vedere, beh, direi che è molto meglio, visto che ce l'ho anche al